Bentornati su Anime Tech, io sono Alex e oggi vediamo come aggiungere delle funzioni alla vostra fotocamera o videocamera con un semplice cavetto. Bentornati, benvenuti e benvenuti su questo canale. Io sono Alex, come vi dicevo all'inizio, e questo canale tratta di tecnologia, foto, video, esperimenti che faccio o che vado a cercare di fare cose particolari per sfruttare al massimo tutta la tecnologia che ho a disposizione o che esiste e che posso sfruttare e che posso usare. Quindi oggi vediamo come usare, o meglio, come sfruttare un cavetto che trovate su Amazon, ma state attenti fino alla fine del video, perché alla fine del video vi do qualche dritta che può essere utile, semplicemente sfruttando un cavetto che si usa per i microfoni esterni, sia per videocamera che per fotocamera, ma che in questo caso va bene per agganciare i microfoni agli smartphone, quindi un cavo TRS da una parte e TRRS dall'altra. Da che cosa si differiscono? Dal fatto che il TRS è un tre poli, TRS è adatto per i microfoni. Quindi ha un polo centrale e due tanghette, stanghette, eccole qui. E invece il TRRS ha quattro poli, uno centrale e tre stanghettine che stanno a indicare gli altri tre poli, perché deve portare sia il reparto microfonico che il reparto cuffie, in questo caso per gli smartphone. Adesso però andiamo sul tavolo, intanto se volete iscrivetevi così per vedere altri video un po' pazzerelli come questo che vi fanno vedere un po' di cose, ma andiamo a vedere sul tavolo che cosa può abilitare questo semplice cavetto. Oggi vi voglio far vedere cosa succede, in questo caso sulle Lumix, e vi parlo di Lumix G9, G7 e G80, che sono le macchine Lumix che possiedo, che si comportano allo stesso modo con questi tipi di cavi e di radiomicrofoni o di microfoni in generale. Perché se noi colleghiamo il solito cavo di connessione tra, in questo caso, i miei LARC 150 e il microfono, ovviamente col suo cavo TRS-TRS, quindi TRS tre poli da una parte, TRS tre poli dall'altra, quello che succede è che andiamo nelle impostazioni, adesso ve le faccio vedere bene, magari vi ingrandisco anche il tutto. Se andiamo nelle impostazioni, dove troviamo le impostazioni del microfono, troviamo semplicemente la regolazione del livello del microfono, in questo caso a meno 12. In questo caso troviamo il limitatore del livello microfono, io lo imposto su on giusto per non andare a clippare, che non si sa mai. In questo caso il taglio vento è low. Ricordatevi che io adesso sono in una stanza dove c'è un po' di riverbero e tra l'altro c'è anche il router non molto distante, quindi potrebbero esserci delle interferenze in questo caso con il LARC. E poi abbiamo il taglio rumore obiettivo off, quello non ci serve in questo caso. Ma se noi andiamo a cambiare il cavo da TRS a TRS, che è questo, quindi quello classico, a TRRS, che è quello che si usa per inserire i microfoni esterni nei cellulari, ad esempio, andiamo a collegarlo. Tutte le Lumix abilitano una funzione che si chiama microfono speciale. Questo microfono speciale vi dà l'opportunità di scegliere tra manuale, super shotgun, lens auto e stereo. Cosa sono queste impostazioni? La manuale decidete voi qual è l'ampiezza che il microfono dovrà catturare. In questo caso io vado avanti, vado avanti, vado avanti. Adesso il LARC è staccato, ma adesso noi lo attacchiamo, lo facciamo agganciare. In questo caso si attiva e va ad innescarsi. Ecco il fatto, si sono abbinati. Come vedete, lui sente la mia voce. E adesso se io vado a impostare questo che è molto direzionale, vedete che comunque se io sto zitto,
un po' di riverberino c'è sempre e soprattutto va in clip, anche se sono abbastanza distante, quindi non è buono. Se invece lo abbassiamo, andiamo verso l'aperto, diciamo che ci saranno meno, tra virgolette, rumori di sottofondo, ma ci sarà, perché vedete che non clippa, non va, non c'è segnale. Vedete, è rimasto fermo. Però è anche vero che ha un'ampiezza maggiore, quindi cattura più suoni, è come se aprisse la capsula del microfono e catturasse da più parti il suono. Quindi questa è un'opzione. Seconda opzione è il Super Shotgun. Lo andiamo ad impostare. Se io vado nelle impostazioni e vado a vedere il V-meter, eccolo qua. Vedete che dal V-meter va abbastanza su, va anche in clip addirittura. Quindi queste sono tutte impostazioni che si abilitano una volta che mettete un cavo TRRS all'interno della macchina. In questo caso c'è anche lo shotgun normale. Abilitiamo anche questo e andiamo a vedere come si comporta. Questo shotgun normale, che è molto comunque direzionale, in realtà va a prendere meglio perché è un po' più aperto, quindi non è troppo direzionale e quindi va a prendere completamente il parlato, se usiamo uno shotgun per il parlato, ma va a prendere anche leggermente una gamma più ampia per andare a prendere appunto il suono. Questo si può usare con appunto gli shotgun come il Rode VideoMic Go piuttosto che altri shotgun, i mezzi fucile che si usano in questo ambito, in ambito video. Andiamo a vedere le altre opzioni che sono sempre allo stesso punto, eccole qua. Abbiamo anche il Lens Auto e la macchina già ve lo dice, la direttiva del microfono cambia proporzionalmente alla lunghezza focale dell'obiettivo. Cosa significa? Che se avete un obiettivo da 85 mm, per esempio, molto lungo, un tele, il microfono aumenterà di sensibilità per riuscire a centrare e a prendere il suono il più lontano possibile, perché lui riconosce che ha un 85 mm in camera montato e quindi andrà ad aumentare il gain. Ovviamente ci saranno delle saturazioni importanti. Mentre ovviamente bisogna poi impostarlo con i dB, però vi assicuro è un po' tanto, prende un po' tanto. E poi abbiamo la modalità stereo, l'audio può essere acquisito in un'area estesa. Questo vuol dire che se avete dei cardioidi o comunque dei microfoni normalissimi, lui va a prendere proprio tutto quello che gli sta intorno, quindi anche un po' dietro al microfono. Cerca di prendere qualsiasi cosa che c'è nelle vicinanze. Adesso vi faccio vedere impostando stereo. In questo caso, lui va a prendere, anche se io vado a battere, lui va a prendere, adesso ci sto parlando dentro, ci va a prendere poco così perché il dB del microfono è abbastanza basso, in questo caso sono a 8. Ma ci sono tutte queste impostazioni. Queste impostazioni si abilitano semplicemente cambiando il cavetto che va dal ricevitore alla macchina. In questo caso ha un TRS, un TRRS, quindi il cavetto che va di solito nei cellulari. Ora voglio farvi una prova. Questa prova consiste nel frattempo ho attaccato il lavalier praticamente alla stessa posizione in cui ho attaccato l'altro che mi sta registrando dall'altra parte. Io voglio fare questa prova per farvi sentire cosa cambia, perché è importante a questo punto sapere cosa cambia. Ho aumentato il livello del microfono a 12 semplicemente perché così si sente meglio qual è la differenza e quali sono i frusci che ne causano. Andiamo a provare a fare una registrazione. In questo caso sono già in stereo, sempre col cavo TRRS, e andiamo a fare una registrazione di prova. Questo è il canale di Animetech, io sono Alex e questa è la prova dell'ARC 150 con il cavetto TRS-TRRS e un volume 12 dal ricevitore e dal trasmettitore dell'ARC 150. Ovviamente questo file ve lo metterò
così com'è, senza toccarlo, senza niente. Andiamo avanti, proviamo anche le altre modalità. Per esempio, togliamo questo, mettiamo il lens auto. In questo caso io ho attaccato un 25 mm, lui non so se lo riconoscerà giusto, però dovrebbe farcela. Andiamo a fare un'altra registrazione. Questo è l'ARC 150, sempre sulla G9, cavo TRS e TRRS in modalità lens auto, e questo è Anime Tech. Io sono Alex. Altra prova fatta, vediamo che cosa possiamo fare. Andiamo a selezionare l'altra modalità e vediamo come si comporta. In questo caso useremo lo shotgun. Vi ricordo che ho attaccato il lavalier dell'ARC 150, quindi non un microfono direzionale, ma gli effetti comunque si hanno lo stesso sui vari microfoni. Mettiamo lo shotgun. Questa è la registrazione dell'ARC 150 con il suo lavalier, sempre un output di 12, di livello 12, con in camera shotgun. Abbiamo impostato la camera a livello shotgun. Questo è Anime Tech e io sono Alex. Passiamo all'altra modalità, penultima modalità, che è la Super Shotgun. Questo, l'audio viene registrato da un'area ristretta direttamente davanti al microfono, lo dice anche la camera stessa. Ribadisco che queste impostazioni sono valide sia per la G9, sia per la G7, sia per la G80, in questo caso sono tutte Lumix. Impostiamo il Super Shotgun e facciamo la nostra prova. Come vedete, questo va già in clip, ma è un clip molto forzato, un Super Shotgun, quindi io ho molto vicino comunque il lavalier. E questa è la modalità Super Shotgun sulla G9 con il LARC 150. Anime Tech, io sono Alex. Proviamo l'ultima modalità. L'ultima modalità è quella manuale e in questo caso io qua già posso vedere qual è il livello del microfono. Quindi vado a posizionarmi qua. È completamente assente. Io già mi sposto da questa parte, già si apre e noi possiamo provarci. Impostiamo, usciamo e proviamo a fare una registrazione. Questa è l'impostazione manuale dell'ARC 150 con il suo lavalier sulla G9 con il cavo TRS-TRRS impostato a livello 12 di volume. Questo è Anime Tech e io sono sempre Alex. Eccoci qua, abbiamo fatto tutte le prove. Adesso vi lascio tutti i file di seguito uno all'altro senza assolutamente toccare nulla e vi accorgerete da soli di come cambiano le cose. Questo è il canale di Anime Tech, io sono Alex e questa è la prova dell'ARC 150 con il cavetto TRS-TRRS e un volume 12 dal ricevitore e dal trasmettitore dell'ARC 150. Questo è l'ARC 150, sempre sulla G9, cavo TRS-TRRS in modalità lens auto e questo è Anime Tech, io sono Alex. Questa è la registrazione dell'ARC 150 con il suo lavalier, sempre un output di 12, di livello 12, con in camera shotgun. Abbiamo impostato la camera a livello shotgun. Questo è Anime Tech e io sono Alex. La nostra prova. Come vedete, questo va già in clip, ma è un clip molto forzato, un super shotgun, quindi io ho molto vicino comunque il lavalier. E questa è la modalità Super Shotgun sulla G9 con il LARC 150. Anime Tech, io sono Alex. Questa è l'impostazione manuale dell'ARC 150 con il suo lavalier sulla G9 con il cavo TRS-TRRS impostato a livello 12 di volume. Questo è Anime Tech e io sono sempre Alex. Adesso cambiamo il cavetto molto brutalmente.
e andiamo a rimettere il TRS, così vi faccio ascoltare anche quello che viene fuori solo con il cavo normale, chiamiamolo normale, e le impostazioni di base che di solito vado a usare. Microfono speciale ovviamente non si può più selezionare. Io uso un tagliovento low per non avere troppi bassi, il limitatore on e la regolazione del volume a meno 12, ma a 12 anche il livello dell'ARC 150. Facciamo questa prova. Questo è l'ARC 150 a meno 12 dB in macchina, 12 di output dall'ARC 150 e il livello di low noise, insomma il tagliovento, è low. Questo è il cavo TRS, TRS, quindi tutte e due TRS. Questo è Animetech e io sono Alex. Avete sentito i sample e ditemi voi cosa ne pensate, perché è giusto anche sapere questo tipo di cose, soprattutto per chi si avvicina magari al mondo del videomaking e vuole saperne di più. In questo caso io ho usato delle Lumix, perché ho Lumix, ma sicuramente ci sono delle impostazioni molto simili anche su altre macchine, soprattutto chi ha l'ingresso microfono. Questa per esempio è la G9, mi sta riprendendo una G7 e dall'altra parte, per l'altro canale, ho una G80, ma funzionano tutte alla stessa maniera, hanno tutte le stesse impostazioni quando si inserisce un cavo TRRS all'interno della macchina. E ricordo che il TRRS, che è questo, è quello con 4 pin, quindi quello centrale, 1, 2 e 3 canali, è quello che serve per entrare nei cellulari, quindi se vi serve il l'ARC 150 e registrate i video per esempio sul cellulare dovete usare questo cavo. Questo cavo per esempio non funziona, mentre sulle macchine fotografiche o videocamere funzionano entrambi e abilitano, come abbiamo visto, alcune delle funzioni che magari solitamente non ci sarebbero. Con questo semplice cavetto abbiamo fatto uscire, diciamo abilitato, delle funzioni, in questo caso delle mie Lumix, ma tutte le macchine in possesso di un ingresso microfono sicuramente hanno delle impostazioni simili e cambiano ovviamente rispetto al cavetto che mettete a disposizione del vostro microfono. In questo caso io ho fatto la prova con un lavalier, in questo caso anche radio. Farò un'altra prova uguale ma usando un piccolo shotgun, quindi il mio Rode VideoMic, giusto per farvi vedere che cambia anche in quel senso. Ma come avete notato, certe impostazioni cambiano totalmente il guadagno del microfono, la sensibilità del microfono, anche se è un lavalier. Quindi immaginate quello che può fare uno shotgun o un mini shotgun in quanto a ripresa audio, perché l'audio è praticamente l'80% di quello che è un video, che sia su YouTube che sia anche in televisione. Se c'è il buon audio stai sicuro che il video va bene, anche se giustamente magari può essere un po' scarso come a livello qualitativo, ma insomma l'audio è importantissimo nei video. Avete visto quindi questo e adesso passo al consiglio, perché questo per esempio è il cavetto che era in dotazione con il l'ARC 150, vi lascio comunque sempre sotto tutti i link, ma diciamo così, una causa dei frusci o del rumore bianco, che è quello che si sente il sottofondo, nel silenzio, prima che voi parliate o comunque registrate qualcosa, c'è un silenzio, si chiama rumore bianco. E in pratica questo rumore bianco su alcuni microfoni professionali praticamente non esiste, perché non prende interferenze, non prende nessun'altra cosa e quindi non c'è questo rumore bianco. Nella fattispecie esiste soprattutto nei radiomicrofoni. Io in questo caso, in questo momento, sto registrando ma con il cavo attaccato alla macchina e quindi è diverso, di interferenze praticamente non ce ne sono. Ma due cavetti di questi tipi io ve li lascio in descrizione, perché questo è quello dell'ARC, come vi dicevo, ma questo cavetto fa la differenza. Se è di buona qualità vi toglie già praticamente, non dico tutto perché dipende sempre anche un po' dal microfono, ma vi toglie veramente tanti frusci dal sottofondo del vostro audio. Vi lascio sotto quelli di Rode che io ho
e uso, ce le ho montate dall'altra parte, nell'altro studio di Anime dal Mondo, che ovviamente vi lascio sotto il link dell'altro canale, ma vi toglie veramente un sacco, perché sono schermati doppiamente. Sono cavetti simili a questi, leggermente più lunghi, e io li ho presi anche per quello, perché erano un pelino più lunghi, riesce ad agganciarli meglio alla macchina. Devo dire che mi hanno risolto con altri microfoni che ho a disposizione, radio, mi hanno risolto tanti fruscii, perché già il cavo di per sé è il mezzo con cui la ricevente trasmette il segnale alla macchina, e se è di buona qualità questo, vuol dire che mezzo lavoro lo fa lui. Quelli di Rode effettivamente costicchiano un po' di più di altri, ma sicuramente vi daranno una grande, grandissima mano. Io sono arrivato alla fine di questo video, vi ringrazio se siete rimasti fino alla fine di questo video, vi ricordo di iscrivervi se volete iscrivervi, e sotto trovate anche tutti i link, compreso il negozietto Amazon dove inserisco tutto quello che provo e tutto di quello di cui vi posso parlare, e ovviamente a voi non costa niente perché sono lì, potete acquistare quello che volete, sono cose che io ho già acquistato o ho già provato, quindi potete andare sul sicuro. Da Alex e Anime Tech è tutto. Ciao!